Bentrovati a Ospitalità è eh? rubrica Fate Bene Fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Ospitalità è servire la vita, ne parliamo con Fra Marco Fabello, direttore della rivista Fate Bene Fratelli. Bentrovati. Bentrovato Buon anno perché siamo all'inizio ancora di mese. Bene. Allora, eh... Oggi parliamo di vita, di vita eh, negli ultimi istanti, perché sì, questo è un momento prezioso e, e di questo si è parlato recentemente nel corso di un, di un incontro fra gli addetti ai eh, lavori presso la CEI. Sì, eh, questo addetti ai lavori vuol dire che sono i partecipanti al tavolo della, della, degli ospiti cattolici o di ispirazione cristiana che si ritrova mensilmente per eh, individuare ed in parte è stato individuato qual è, come deve essere l'ospis cattolico l'ospis di ispirazione cristiana quali principi deve avere quali contenuti e come deve esprimersi intanto ricordiamo che l'ospis è un servizio ospedaliero vero e proprio che appunto si un... occupa dell'accompagnamento di persone in fase terminale Sì, l'ospis si occupa di persone che lo dice la parola stessa e quando, che sono prossime non tanto morire quanto vivere l'ultimo istante, perché c'è una bella diversità tra colui che pensa che l'ospice sia il luogo dove si va a morire, piuttosto che il luogo dove si va a vivere fino all'ultimo istante di questa vita terrena. E allora sentiamo anche a proposito i commenti di alcune persone che hanno partecipato a questo tavolo. L'Hospice è un servizio alla vita, un documento d'identità per eh, tutte le strutture sanitarie di ispirazione cristiana. Qual è il senso di questa iniziativa? Beh, intanto rimarcare un po' lo specifico eh, che caratterizza l'Hospice diciamo di natura cattolica, che non è molto diverso dall'Hospice, così come lo pensiamo in modo tradizionale, non a caso nasce in ambito anglicano con la Cicely Saunders. Quindi di fatto si vuole rimarcare, sottolineare questo aspetto, particolarmente credo che sia importante oggi eh, laddove c'è ancora molta confusione rispetto all'eutanasia, suicidio assistito e quant'altro. L'ospice cattolico vuole ribadire la centralità della presa in carico complessiva della persona in profonda sintonia con le cure palliative intese come stile di cura, quindi come attenzione globale alla persona sin dal momento della diagnosi. All'hospice è, eh, è un reparto particolarmente toccante perché ci lavora. Eh, vengono gestiti, viene gestito il fine vita eh, in quanto la morte fa parte della vita. Il paziente eh, viene da noi più eh, che per fare medicina per essere coccolato, per essere. Ehm, è trattato secondo quello che è il rispetto della vita umana, perché la morte fa parte della vita, ripeto. L'ospice rappresenta un servizio alla vita, è un servizio importante soprattutto per le strutture sanitarie di ispirazione cristiana. Sì, eh, devo dire che è stato fortemente voluto dalla sottoscritta, è un hospice di 30 posti letto. E che ha contribuito moltissimo a cambiare anche la cultura tra la gente, perché oggi viene visto non più come il luogo dove si va a morire, ma il luogo dove si va a vivere bene anche gli ultimi istanti della propria vita. Perché è importante il confronto e la rete fra i vari hospice presenti sul territorio nazionale? Per me è importante perché in questo momento dove eh, serpeggia un po' l'idea di una morte anche procurata, eh, per noi cattolici che abbiamo la convinzione che la vita ha valore fino alla fine, ma anche perché la morte non è la fine ma è un'apertura verso la risurrezione, è bene che gli ospiti cattolici evangelizzino anche questi momenti del fine vita. L'ospis eh, ancora oggi risulta essere una struttura che ha molto da dire non solo alla, alla realtà ecclesiale ma anche alla società civile perché anche la sua ispirazione di fondo, quando si tratta anche di un hospice cattolico, riesce a dire un di più: ecco, un di più che risiede soprattutto nello stile di cura, di prossimità, di relazioni che. Hanno a monte un incontro magari eh, con il Signore, avuto magari dal Fondatore, dalle, dalle origini anche di, delle nostre strutture, ma poi queste devono essere tramandate, trasmesse, devono essere ancora una volta raccontate perché quel di più... Da cui sono sorte non venga meno e riesca a dire ancora oggi, nel qui ed ora della storia, soprattutto agli ammalati, alle loro famiglie, alla rete parentale e amicale, che anche quel tratto prezioso della vita che è l'ultimo è un tratto importante e prezioso per tutti, per l'ammalato in primis, ma anche per gli operatori di una struttura sanitaria come l'ospis. Marco, un primo commento Beh, io credo che qui di commenti ce ne vogliono tanti perché chi ha parlato ha espresso in modo esaustivo ciò che può essere ciò che deve essere l'ospice cattolico il problema è che per passare dalla, dalla teoria ai fatti come sempre ci vuole molto impegno e forse il tavolo degli ospis ha, ha avuto il, pre, il pregio di eh, far crescere già chi ci lavora e gli stessi partecipanti per una visione comune che devono avere gli hospice cattolici in modo che in una rete eh, così importante perché ci sono circa il 10% degli hospice, degli hospice che sono in questa linea eh, di visione cristiana della vita ecco, questa rete che si sta formando che in parte è formata Possa essere di sostegno e di supporto e di, eh, di uh, mh, rinforzo per tutti. Colpisce questa affermazione di Suor Margherita Bramato che abbiamo appena ascoltato. Per cui l'ospice, la, la, diciamo, la visione dell'hospice sta cambiando anche nelle culture del territorio, quindi non è più un luogo dove si va a morire, ma dove si va a passare bene, diciamo, in qualche modo per quanto possibile, gli, ultimo, gli, gli ultimi momenti dell'esistenza. La realtà è che ne, nell'ospice si muore, no, questo è fuori dubbio. Bisogna essere capaci di dare a questi luoghi un'anima, l'anima forte è quella della speranza, la speranza cristiana piuttosto che dell'essere vicini per accompagnare in modo positivo, in modo sereno questo passaggio da una vita ad un'altra vita. E Credo che mai come nell'hospice eh, l'imbricazione tra malato, famiglia e operatori sia così forte che quasi sembra una cosa sola. Dovrebbe essere una cosa sola. Una famiglia che si ritrova attorno ad una persona che sta per volare, sta per andare. È una famiglia che aiuta questa persona ad avere le sue ali. Ali alle belle ali che si aprono verso il cielo ed è forse questo l'aspetto più importante, per cui si dice con chiarezza che l'ospice non è dove, si va, dove si, si va a morire ma dove si va a vivere eh, l'ultimo istante di vita prima di raggiungere la vita, la vita altra, la vita, eh, la vita del cielo. Questo è lo stile che accompagna diciamo, in qualche modo da sempre Fate Bene Fratelli, ma soprattutto negli ultimi anni attraverso un hospice che si trova proprio nella struttura Fate Bene Fratelli di Venezia. Beh, noi siamo tra gli hospice, e forse tra gli ultimi arrivati, probabilmente anche tra i più piccoli, perché nella zona del veneziano dove siamo noi, gli hospice sono di otto posti letto. Questo da un certo punto di vista ha un, crea dei problemi di organizzazione e amministrativi, d'altra parte però fa, consente di vivere in modo molto familiare, molto, molto sentito la, la vita con i malati, con le loro famiglie, creando quel tutt'uno di cui c'è bisogno. Bene, ascoltiamo adesso Don Massimo Angelelli, direttore nell'ufficio nazionale di pastorale della salute della CEI. Eh, L'hospice è un servizio alla vita per le strutture sanitarie di ispirazione cristiana? È un servizio fortemente inserito nella dimensione cristiana e nella grande rete delle cure palliative. Gli hospice rappresentano una parte necessaria, fondamentale per accompagnare le persone nel tratto terminale della vita. E noi ci stiamo interrogando sulle specificità dell'hospice cattolico, e ce ne sono molte. Questo si sta pensando a un documento che rappresenti un po' una carta d'identità per questo tipo di ospite. Questo documento è in lavorazione già da diverso tempo perché richiede una grande attenzione da parte degli operatori sanitari del settore perché sono loro che poi lo ne, faranno, ne avranno la paternità. E questo documento nasce sull'idea stessa della specificità degli hospice cattolici che sono hospice professionali come tutti gli altri ma con alcune caratteristiche particolari come ad esempio una forte dimensione alla dimensione scatologica della vita, il fine della vita terrena come apertura alla vita dopo la vita, e per esempio la dimensione eucaristica del, dell'ospice stesso. Sono caratteristiche e tratti specifici degli ospici cattolici. Si sta ragionando molto sull'importanza di fare rete tra gli ospice. Come si sta consolidando? Attraverso un primo percorso identitario, queste 21 strutture cattoliche si sono messe intorno ad un tavolo e hanno cercato i valori comuni, le impostazioni comuni, i valori condivisi e li stanno profilando, cioè si stanno confrontando su quali sono le condizioni comuni di base. Da questa conoscenza reciproca e da questa profilazione identitaria ne sta nascendo una buona collaborazione che è nostro auspicio ma anche delle strutture stesse diventerà una collaborazione concreta su progetti specifici. Ecco, Fra Marco, abbiamo accennato prima al discorso degli ospiti anche come luogo di evangelizzazione, appunto. Don Massimo Angelelli ha precisato ul ul ulteriormente qual è l'elemento che distingue gli ospiti di ispirazione cattolica, e lui ha fatto un diretto riferimento alla, alla presenza eucaristica. Credo che questo sia davvero un elemento che solo gli ospiti cattolici possono avere e sarebbe opportuno che nell'ospizio cattolico ci fosse anche la presenza dell'Eucaristia, dove i familiari, i malati, eccetera, possono in qualche modo accedere, essere, essere confortati da questa presenza. E io credo che su que da questo punto di vista si possa fare bene si, e si debba fare bene perché non, per non lasciare... Eh, non, per non privare i malati e i loro familiari ma gli operatori stessi di un segno importante come questo e quindi potremmo parlare durante un po' anche di un hospice non per il fine vita ma per sì, il passaggio a miglior vita in, in, in quest'ambito non si parla mai di morire si parla sempre di un termine di vita terrena per raggiungere l'altra vita, la vita eterna, la vita celeste Bene, ringraziamo allora Fran Marco per essere stato con noi, per questi suoi pensieri e a voi tutti che ci seguite un arrivederci alla prossima puntata.